Allora, per la presentazione delle maglie ufficiali di gara, prima e seconda maglia. Ecco qua, direttamente dalle mani del presidente, quindi D'Agostino portiere. Facciamola vedere, immortaliamo questo momento. La nuova maglia. Prima e seconda maglia. Questa è la? Prima maglia. Prima maglia. Quella rosso-blu. Rosso-blu. Capitan Manzillo. Tra rigore e punizione. Seconda maglia. Sempre rosso-blu, però in fondo diverso. Il microfono, presidente, il microfono. Sempre rosso-blu, però con un fondo diverso, perché possiamo trovare squadre che hanno i nostri stessi colori. E la diamo a Passaro, che è un nostro giocatore di Vallo. Ecco qua. Queste dunque le maglie ufficiali, prima, sì, seconda maglia. Il magazziniere ha già detto restituiteli. Ah, ecco, c'è già il custode, del magazziniere pronto, insomma. A vigilare. Allora. Sì, si ricomincia, è già più di un mese che siamo sul campo a lavorare per questa nuova stagione. Siamo carichi, stiamo lavorando per fare quello che perché siamo chiamati, no? Cercare di raggiungere quanto prima la salvezza e cercare di, se possibile, migliorare quello fatto l'anno scorso. Allora, c'è una nuova, come dire, un nuovo presidente, qualche elemento nel campo della dirigenza, come dire, è stato confermato, una novità, però si continua a lavorare con chi vi ha seguito anche negli anni passati. Sì, sì, certo, la società sta dando grande continuità sotto questo punto di vista, l'ingresso del nuovo presidente ci dà maggiore sicurezza e tranquillità. Quindi noi siamo proiettati verso quello che è solo il nostro lavoro. Le parole del capitano sono importanti. Qual è l'augurio che vogliamo fare al nuovo presidente? Di cercare di portare avanti questo progetto che va avanti da diversi anni, con la passione che comunque contraddistingue il presidente, perché uno dei primi tifosi della Gelbison è un vero cuore rosso-blu. Quella l'ha trasmessa subito, la passione. Allora,